inaugurata a Roma lo scorso 14 gennaio, nell'elegante spazio della Art Gallery Gregorio VII, la mostra internazionale collettiva Realismo Magico. La galleria nasce nel 1970 e si occupava principalmente della vendita di arredi di antiquariato. Oggi si dedica con professionalità e attenzione alla presentazione di artisti contemporanei. Molti sono gli artisti del panorama nazionale e internazionale che si affidano infatti alla professionalità dei titolari della galleria, Peter Manchia e Laura Scribano, che hanno curato personalmente la mostra Realismo Magico dal 14 al 21 gennaio in galleria, realizzando un meraviglioso catalogo dell'esposizione. 14 artisti hanno presentato i loro dipinti e le loro sculture, trasmettendo emozioni al pubblico presente ed esprimendo la loro idea di arte. I loro nomi: Alidoro Catocci, Angela Cutolo, Arabella Vallone, Carlos Mendoza, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Gaia Maria Galati, Giorgia Violoni, Giulia Mosca, Loredana Sala, Maria Laura Olivieri, Nicoletta Badalan, Raffaella De Martino, Sofia Gallinella. A presentare la mostra lo scrittore e critico d'arte Roberto Litta, che con la sua profonda conoscenza dell'arte ha commentato tutte le opere degli artisti in mostra, cercando un dialogo con loro e trasmettendo la loro idea di arte alle persone presenti in sala. Roberto Litta ha inizialmente espresso una riflessione particolare all'esperienza del realismo magico. L'ossimoro realismo magico, ci spiega Litta, creato da Franz Rohn nel 1925, voleva codificare quella corrente pittorica che con coraggiosa volontà ricercava nelle immagini, nelle persone e negli oggetti di vita quotidiana l'essenza dell'elemento magico. Come infatti alcuni pittori di quegli anni cercavano la bellezza assoluta della magia irrisolta nel mistero della vita, così i 14 partecipanti alla mostra Realismo Magico hanno fermato con le loro opere un frammento di quella filosofia, sviluppandola ulteriormente e consegnandola ai nostri giorni con lo stile che contraddistingue i nostri tempi. Ancora una volta la Art Gallery Gregorio VII ha saputo creare un clima di condivisione, di emozioni e soprattutto di pensiero legato alla conoscenza della cultura artistica del nostro tempo, con una mostra di alto livello qualitativo e organizzativo.